abbiamo parlato con Millisi, con Rastelli, abbiamo chiarito tutto, c'è stata un'incomprensione, ma per il bene della Velina noi siamo disposti a tutto, come sono disposti loro. Questa volta siamo ancora più forti di prima. Io sono convinto che in queste ultime partite i ragazzi si sono fatti valere in questo campionato, perché veramente loro hanno fatto un campionato strepitoso e noi stavamo per un giorno applaudire per quello che hanno fatto. Purtroppo venerdì e sabato c'è stata una piccola incomprensione che noi è scaturito un po' di rabbia da noi, perché giustamente vedendo che non venivano sotto la curva ce le siamo un pochettino presi, e quindi c'è stata una manifestazione, cioè abbiamo avuto un chiarimento qui davanti alla porta cara. Però oggi dopo il comunicato della società, anzi ringraziamo anche la società per il comunicato che subito ha stemperato un pochettino l'ambiente, oggi ci siamo incontrati e abbiamo capito tante cose, quindi anche quel fogliettino che lui portava sempre in sala stampa era per esplorare ancora di più i giocatori, che voleva dire in quel fogliettino, dice: gli altri anni ragazzi questi sono retrocessi sempre per questo motivo, non è per colpa insomma di giocatori, ma c'erano di altri problemi, in questa partita dobbiamo raggiungere la salvezza perché dobbiamo regalare una grossa soddisfazione ai tifosi. Poi abbiamo anche detto all'allenatore: se ci stanno dei fischi non è la fine del mondo, perché purtroppo la gente paga i biglietti, quindi è giusto che quando vedono qualcosa bisogna fischiare. Però io dico ai tifosi: incoraggiamo questi ragazzi che chiaramente hanno dimostrato di essere degli uomini, e quindi stiamoci vicino, perché ripeto, la velina è nostra, quindi è un giocattolo bellissimo, non cerchiamo di romperlo, cerchiamo di portarlo quanto più alto. No, io sono convinto che dopo questo chiarimento che abbiamo fatto con la squadra quest'anno veramente ci possiamo giocare la Serie A. Dopo il dialogo io ho visto la squadra ancora più caricata, come siamo ancora noi più caricati, infatti ci stiamo preparando per Palermo, cerchiamo di fare questa trasferta in massa insieme alla provincia, e quindi cercheremo di portare 3-4 torpedoni giù a Palermo, quindi siamo carichi ancora più di prima, è la verità. Dopo, diciamo, ci sono, a volte ci sono delle incomprensioni, quindi basta parlare da uomini come abbiamo fatto noi.